Buongiorno amici e bentornati sul nostro canale. Oggi mi trovate qui con un video totalmente diverso rispetto a quelli che vi facciamo vedere con panorami, location da paura. Sapete che quando io trovo qualcosa che rende più facile il viaggio e la vita in van, non vedo sempre l'ora di condividerlo con voi. Al caso di oggi vi farò vedere che cosa contiene questa scatola. Ultimo arrivo in casa a Cingon, che poi è anche diventata la mia fedele compagna di viaggio. Avete visto anche durante l'ultimo trekking alle isole Lofoten, quando abbiamo fatto quel sentiero con quella scalinata ripidissima, e quando sono arrivata su, cosa c'è stato di meglio ad allietare la giornata? Un buonissimo caffè. Infatti questa scatola contiene la mia nuova Out-In Nano, una macchinetta del caffè portatile. Vediamo nei dettagli che cosa contiene questa scatola. Una volta che apriamo la scatola, troviamo un foglio di istruzioni che ci riassume brevemente tutte le caratteristiche della nostra macchinetta portatile. Un altro fogliettino qui con caratteristiche tecniche e, una volta tolta la protezione e le istruzioni, troviamo tutto il materiale al suo interno. Wow, bellissimo il colore! Questa è la macchina del caffè portatile, come vedete, Out-In Nano. Io l'ho scelta di questo colore, diciamo, verde outdoor, verde militare, però è disponibile in altre 5 colorazioni. La prima cosa che si nota tenendola in mano è sicuramente la robustezza dei materiali, perché si vede proprio una plastica bella bella robusta, e non vi nascondo che comunque io l'ho già provata e confermo quanto sto dicendo. La cosa buona è che ha il peso, diciamo, di un thermos, perché pesa meno di 700 grammi, circa 650 grammi, e quindi assolutamente dentro uno zaino da escursione non dà nessun fastidio. Da una parte metterete la borraccia dell'acqua e dall'altra mettete la vostra macchinetta del caffè. Adesso vediamola nei dettagli, vi faccio vedere ogni singola parte che viene all'interno della scatola e poi vi spiegherò successivamente il funzionamento, che è veramente facilissimo. Che spettacolo, veramente un design molto accattivante. All'interno della scatola, oltre alla macchinetta del caffè, abbiamo una tazzina che serve da protezione di chiusura, ma anche ovviamente per bervi il vostro caffè o la vostra bevanda preferita. Troviamo un contenitore per mettere il caffè in polvere, perché non vi ho ancora detto che questa macchinetta funziona con le capsule compatibili o originali della notissima marca, le capsule piccoline che adesso vi farò vedere, o con il caffè in polvere, già macinato ovviamente. Questo è il filtro del caffè in polvere, direttamente montato sulla macchinetta c'è il contenitore delle capsule. Se rimango senza capsule ho l'opzione del caffè in polvere e viceversa. Un misurino sempre per dosare il caffè in polvere e per schiacciarlo dentro il contenitore. Un cavetto USB-C per la ricarica. E il caricatore non viene fornito, ma comunque potete usare a casa qualsiasi caricatore abbiate, purché abbia le caratteristiche necessarie per la carica di questa macchinetta. Questo è il contenitore dell'acqua, ci sono le varie tacche del dosatore all'interno, adesso poi vi spiegherò le caratteristiche per fare diversi tipi di caffè a seconda di quello che desiderate. La figata di questa macchinetta portatile è che contiene al suo interno una batteria da 7500 mAh che gli permette di poter raggiungere una temperatura di 90 gradi per la vostra bevanda, caffè o altra bevanda, e una pressione soprattutto di 20 bar, cioè vuol dire che il caffè ti esce fuori con una schiumetta assolutamente equiparabile all'espresso del bar. Questo davanti è il pulsante di accensione con le 4 lucine che indicano le fasi di riscaldamento della macchinetta. Sul retro qui troviamo un gommino che protegge, diciamo, l'innesto del filo USB-C
che è quello che serve poi per la ricarica. Nota veramente importante di questa macchinetta Outin Nano è che è totalmente waterproof. Infatti, se andate a fare un trekking, inizia a piovere o vi cade in un ruscello mentre state facendo un guado, non vi dovete preoccupare perché è totalmente resistente all'acqua. E si vede anche fatta di un materiale bello e robusto che non dovrebbe subire nessun danno per cadute accidentali o colpi durante i vostri trekking o le vostre scalate o camminate che siano. Adesso vi starete domandando, sì, ma quanti caffè si possono fare con una singola ricarica? Se riempite, ovviamente si parla di riempire per ogni caffè il vano contenitore dell'acqua. Con una singola ricarica potete fare 4 o 5 caffè espressi se mettete dell'acqua, diciamo, a temperatura ambiente. Questo perché la macchinetta deve avere l'energia sufficiente per scaldare l'acqua e quindi comunque i caffè sono limitati a 4 o 5. Se invece avete già a disposizione dell'acqua calda, pensate che potete riempire il contenitore e fare, così dice il libretto delle istruzioni, io non l'ho ancora provata, fino a 200 caffè espressi con acqua calda. Perché? Perché la macchinetta, avendo già l'acqua calda all'interno, diciamo, non spreca energia e quindi può andare a ruota libera. Riempite ogni volta e si dice faccia fino a 200 espressi con una singola ricarica. Ovviamente non siete vincolati a dover bere esclusivamente caffè espresso, perché potete inserire qualsiasi altro tipo di capsula che abbia sapori diversi, tipo cioccocino, tè, qualsiasi altra cosa vi piaccia. Addirittura nello scomparto dell'acqua, dopo aver fatto il caffè, potete fare un altro giro, metterci il latte, così vi esce direttamente il cappuccino. Ecco, ma dopo tutta questa prefazione sono sicura che siete curiosi di vedere come viene effettivamente questo caffè espresso. Facilissimo. Prima cosa, apriamo il coperchio e inseriamo l'acqua. L'acqua che sto inserendo è a una temperatura ambiente. Vedete qui all'interno che ci sono le tacchettine per le diverse quantità d'acqua. Chiudo bene stretto il tappo e passo alla fase che mi permette di poter infilare la capsula. La mia capsula compatibile, vedete che tipo di capsula è, formato diciamo standard piccolo. Inserisco, pressiono leggermente e richiudo il tappo. Vado ad avvitare il contenitore della capsula alla caffettiera. Adesso l'accendo e aspetto l'erogazione del caffè, che avviene con acqua a temperatura ambiente in circa 3 minuti di attesa. Ci sono comunque queste spie bianche, sono 4, che indicano i vari step di riscaldamento della caffettiera. Mi preparo qui il mio bicchiere. Questo è il tasto da premere per l'accensione. Tengo premuto 2 secondi circa fino ad ascoltare un beep. Preparo la mia tazzina qui pronta e una volta che arrivo alla quarta pallina illuminata scatterà l'erogazione del mio espresso. Sono trascorsi circa 3 minuti per la fase di riscaldamento della macchinetta e quindi sta lampeggiando la quarta lucina e poi scatta l'assaggio. Eccoci! Che profumo! E guardate la schiumetta! Guardate qui che espresso, assolutamente un espresso da bar, fantastico! Spettacolo! Vi assicuro che è semplicissimo da usare, visto così con tutta la spiegazione sembra chissà quale cosa, in realtà i passi per fare un buonissimo espresso sono veramente pochissimi e a parte l'attesa di 3 minuti per il riscaldamento il tutto è veramente una cosa facilissimo. A questo punto, amici, se vi è scattata anche a voi la scintilla di poter avere un oggettino così all'interno del vostro zaino o nel vostro van o per le vostre vacanze, vi lasciamo il link qui sotto in descrizione dove potrete visitare il sito di Outin e avere anche uno sconto usando il codice dei cingoni. A presto!